parte l'agonismo, mettiamo anche il cuore, perché quello che sta succedendo a voi non succede tutti i giorni. Siamo carichi? Sì! Siamo carichi? Sì! Forza Enzo! Sì! Forza, tutti le mani fuori, andiamo! Anche se siamo di diocesi diverse, città diverse, province diverse, ma il CSE ci unisce! Tanti i valori chiamati in causa proprio attraverso lo sport, uno più importante dell'altro. La Chiesa sostiene questa attività nelle nostre parrocchie. Ecco la vita. La vita è un gioco di squadra. Se ognuno di noi fa bene il suo dovere, esercita bene il suo ruolo nel rispetto degli altri, dei ruoli, delle situazioni, allora il mondo andrà meglio. Il mondo andrà meglio, gioco di squadra, l'entusiasmo dei ragazzi degli oratori che hanno giocato in tante città prima delle partite di Serie A, lo faranno anche lunedì prossimo, prima del derby Roma-Lazio, due oratori della provincia di Roma, ma anche l'attesa per questo torneo ormai famoso in tutto il mondo, la Clericus Cup, e noi faremo qualcosa oggi per quanto riguarda i quarti di finale, non so se ci riusciremo, ma ci proveremo, vedremo tante cose, una bella intervista a Don Albertini. Adesso subito la presentazione degli ospiti. Felice Pulici, benvenuto. Buonasera, grazie per essere stato invitato questa sera in modo particolare. Lei ci teneva? Molto. Dopo la figuraccia dell'anno scorso ci tenevo molto. Ma essere ancora non si permetta. Allora, lei, io vedo qui che anche delle palline, non so a cosa serviranno, però poi lo scopriremo piano piano. Me lo dirà lei. Siamo appunto aperti al mondo e abbiamo qui vicino a me un esponente, un rappresentante di tutte le squadre che si stanno con entusiasmo avvicinando nei campi della Clericus Cup, Haldemir Bellaver, capitano del collegio brasiliano. Benvenuto. Grazie, grazie. Voi vincerete questa Clericus Cup? Ah, certo. Benissimo. Certo, sì, come no. Tra l'altro tifoso anche del Santos, ci ha portato delle belle magliette che ogni tanto Paolo Ferrazzi in regia riuscirà ad inquadrare, ma abbiamo tante cose molto particolari, speriamo di riuscire a fare tutto. Felice Alborghetti. Buonasera, buonasera capo a tutti. Ufficio stampa del Centro Sportivo Italiano, ma anche della Clericus Cup, anche lui ha questa mensola con delle palline, speriamo bene. Vedremo bene. Daniele Pasquini, che è presidente del CSI, Centro Sportivo Italiano di Roma, che ha questo onore ed onere di ospitare sia, organizzare in qualche modo la Clericus Cup, sia questa fase dell'Oratorio Cup, la Junior Team Cup. Allora diciamo brevemente, che abbiamo visto prima, cosa vuol dire questi ragazzi, che com'è questa organizzazione, perché questi ragazzi giocano prima delle grandi squadre? Ma è diciamo una bellissima occasione, una alleanza educativa tra il Centro Sportivo Italiano, la Team e la Lega Calcio di Serie A. La Junior Team Cup, il calcio degli oratori, un modo per vivere il calcio, come dire, in maniera piena di valori, ricca di valori, per cercare di riportare sui campi anche della Serie A i valori dello sport che si trovano nei nostri campetti, delle parrocchie e degli oratori. Un'occasione bellissima, appunto lunedì. Unire vertice e base, diciamo. Esattamente, no? È un po' questa scommessa di riuscire a contaminare lo sport di vertice con i valori dello sport che provengono proprio dalla base. Lunedì a che ora c'è questo appuntamento allo Stadio Olimpico? Prima del derby, alle 6, alle 18:30 si giocherà questa partita tra l'Acqua Cetosa, l'Oratorio di Ciampino e San Girolamo Emiliani. Una partita attesissima da questi ragazzi. Saranno emozionatissimi questi ragazzi. Poi abbiamo visti lì a Catania, vedremo anche dopo qualche altra immagine. Allora, prima di dirvi cosa... Scusa, vogliamo dire emozionatissimi
è il minimo, certo. Perché di fronte poi a un derby dove ci saranno 60.000 presenze, voglio dire, a quell'ora. Beh, è una bella cosa questo, si dovrebbe fare sempre. Spero che prenda prima in maniera particolare in questa stagione, che possa essere poi ampliata e allargata anche alla Serie B e alla Lega Pro, perché comunque sono momenti importanti di comportamento, di iniziative, di desiderio di esprimere qualcosa di importante. Siccome deve entrare un altro illustrissimo ospite, illustrissimo, importante ospite, allora prima andiamo a vedere com'era, parliamo di Clericus Cup, com'era finito l'anno scorso, chi aveva vinto la finale 2012, per poi qui avverrà qualcosa di importante per il proseguo di questo torneo mondiale. Lei ci conferma che è mondiale. Caro Aldemir. Mondiale. Tutto il mondo segue la Clericus Cup. Tutto il mondo si trova qua a Roma nel Clericus Cup. Perfetto, allora andiamo a vedere come finì lo scorso anno. Finalmente ce l'hanno fatta, il North American Martyrs, dopo esserci andato vicino più di una volta, finalmente è riuscito a vincere l'ambito trofeo. La sesta edizione della Clericus Cup, vero e proprio mondiale di calcio riservato a sacerdoti e seminaristi, è dunque tutta stelle e strisce, con gli americani che hanno regolato facilmente in finale la Pontificia Università Gregoriana, detentrice del titolo, con un perentorio 3-0. Si è capito subito dai primi minuti che gli statunitensi, in maglia rossa, pantaloncini blu, facevano sul serio, con la Gregoriana costretta a difendersi per quasi tutta la gara. Dopo il primo tempo il risultato era già sul 2-0 per gli americani. Nella ripresa stessa musica, North American Martyrs a costruire gioco, con la Gregoriana impegnata più che altro a difendersi, cercando ripartenze peraltro mai pericolosi. Il terzo gol dei giocatori in maglia rossa, arrivato quasi alla fine del secondo tempo, ha poi messo definitivamente la parola fine alla gara. Dunque trionfa per la prima volta in 6 edizioni il North American Martyrs, premiata la sua organizzazione di squadra, frutto di un impegno e di una dedizione rara. Per la terza volta adesso abbiamo vinto, sente molto bene adesso, perché i nostri giocatori hanno lavorato tanto per questo giorno, ma è stata una bella, bellissima, bellissima partita. Ha dimostrato di essere più forti comunque. Come? Avete dimostrato di essere più forti, sì, sul campo. Sì, sì, noi adesso questo anno abbiamo lavorato molto per questo giorno e abbiamo tanti forti giocatori nuovi e ecco... È così, abbiamo vinto e sente bene. Direttamente dai detentori, entri la Coppa col Saturno, la Clericus Cup. Accogliamola con un grande applauso. Ecco qua, il nostro Giuseppe che si è prestato. Grazie, eccola qui. Questa è la Coppa. È bella, eh? È bella, vero Aldemir? È molto bella. Io aspetto di portare a casa questo anno questa tassa, sì. Sì, eh? Sì. Però mi dicono che insomma lei non è tra le favorite. Il Brasile è sempre, è vero? Il Brasile. Brasile porta il nome di Brasile. Allora c'è sempre qualche cosa dietro, eh? Perché possiamo pure nascondere qualche cosa per la finale, eh? Cioè, non si sa mai. Mi dice prima poi di tornare anche... Il gioco del Brasile è un gioco tecnico, eh? Dobbiamo ricordare questo. Allora, sempre abbiamo qualche cosa nascosto qua. Qualche asso nella manica, eh? Questo voleva dire. Però non posso parlare molto perché i calciatori adesso che stanno guardando questo... No, però questa è una cosa me la devi spiegare. Poi torniamo anche in questo tono simpatico, le ringrazio di questo. Il valore vostro di partecipare a un torneo del genere, cosa vuol dire? Allora, noi nel Collegio Pio Brasiliano siamo intorno a 85-90 preti che studiano di là. E abbiamo sempre quelli che giocano calcio, che si trovano insieme per stare e giocare. Eh? E ogni giorno giocare, studiare, tante cose da fare. Io studio nel Pontificio Istituto Biblico, greco, ebraico, tutte queste cose difficili da imparare. Il momento del calcio diventa per noi un momento di dimenticare di tutto, lontano pure della famiglia, del Brasile, quanti chilometri. Allora questo fa bene, sa? Un momento per essere insieme, per giocare, ridere, fare una amicizia così. Questo fa bene. Ma nella vostra missione allora, come vi aiuta? Per la vostra missione allora, di sacerdoti? Sì, che ci poi... sono tanti valori che si trovano nel calcio. Il primo, certo, è quello dell'amicizia. E quando si parla in calcio non c'è più differenza di razza o di paese, ci troviamo tutti insieme. E è questa la gioia di giocare calcio e di vivere insieme. Bene, bene, grazie per ora. Grazie allora,
noi tra un poco useremo... Imparano anche un mestiere, no? Esatto, sì, si sa quello, mai lei dice, no, è no. Quello del fabbro, perché picchiano come dei disperati. Lei lo sa. Allora, visto che lei lo sa, poi dirò una cosa. È Felice Alborghetti, adesso noi useremo un qualcosa, perché vedo una mensola, dovrei dire delle urne, come delle urne con delle palline, perché il torneo è giunto ai quarti di finale. Esatto. Però non si sa ancora chi, tra cui il collegio brasiliano, chi saranno le squadre che si incontreranno. E noi oseremo in diretta questo sorteggio che tutti stanno attendendo, giusto? Mi conferma? Certo, sì. Allora, Felice. Allora, spiego velocemente, poi facciamo vedere una cosa e poi andiamo al sorteggio. Abbiamo due urne, Felice ha qui le... Felice io? Sì, allora, sarà chiedo scusa alla regia se mi fa vedere il cartello delle otto, finaliste. Ecco, intanto quello completo. Eccolo qua, lo leggiamo insieme, lo legge Felice. Allora, sono le otto qualificate ai quarti di finale, Nord American Martyrs i campioni in carica, il Mater Ecclesia, Redentoris Materes e De Sapienze sono le prime qualificate nei quattro gironi qua della regular season. E quindi sono nell'urna di Felice Pulici. Nell'urna 1. Felice 1. Nell'urna di Felice 2, Collegio Brasiliano, Collegio Urbano, Pontificio Seminario Gallico, storica qualificazione per i francesi, e il Seminario Romano Maggiore, che è il seminario del vicariato, il seminario forse l'Italia, diciamo, esatto, perché è pregno... Adesso noi che faremo? Abbineremo alle prime... Le seconde. Anche però con un... cioè, spieghiamo subito, perché... Le squadre, come sa chi insomma un po' mastica di calcio come voi, che le squadre che si sono incontrate nello stesso girone non possono incontrarsi adesso. Ma comunque non è. Allora, io direi che siamo pronti. Prima però volevo far vedere una cosa a Pulici. Perché Pulici non è solamente insomma qui in veste di grande campione che vuole sorteggiare, ma fu anche partecipe di una edizione per lui infausta della Clerius K. Vogliamo vedere qualche momento? No, eccolo qua, la vede Pulici, lei qui sul campo è... Ci sono sul campo. Lei fu allenatore, esatto, con risultati mediocri, ma insomma... Però al di là dei risultati... Siamo usciti dal torneo senza perdere una gara, grazie al regolamento straordinario che il CSI ha messo a disposizione per questo torneo. Questo, ma seguivano le sue direttive, seguivano non lo so perché abbastanza, ecco, voglio dire, soltanto che qualcuno io la vedo preoccupata perché ero io un po' diciamo non preparato bene, perché comunque non avevano, la mia squadra non ha avuto l'opportunità di fare anche grandi allenamenti, quindi essendo un gioco di squadra, no? Quindi, vabbè, ma lei doveva risolvere tutto col suo prestigio, capirà. Allora proviamo a fare questo sorteggio con la benevolenza di chi ci sta guardando, ho il permesso anche del presidente Pasquini, allora lei sorteggerà intanto le prime, poi ci fermiamo, vediamo un po'. Rullo di tamburi, vediamo quale squadra. Capito? Vediamo un attimo, lei faccia un po' di velocità, altrimenti. Ah, scusa. Vediamo la squadra, le facciamo vedere anche in favore di camera, questa qui. Dove lì? Perfetto. Allora, com'è? Sedes Sapienzi. Benissimo, allora prendiamo nota. Prima Sedes Sapienzi. Adesso chi incontrerà Sedes Sapienzi? Aspetti. Lei vorrebbe incontrare come collegio brasiliano Sedes Sapienzi? Va bene, non c'è problema. Lei la può incontrare? Sì. Allora, avrebbe piacere. Vediamo un po' se la dea, bendata. La dea bendata. Vediamo chi incontrerà Sedes Sapienzi. Ricordiamo che non può trovare il seminario Romano Maggiore. Non può trovare, se lo trova sono problemi nostri, organizzativi. Collegio Urbano. Allora, prima partita è Sedes Sapienzi, Collegio Urbano. In regia potete... già procedere a inserire nella grafica la seconda, prima di fermarci un attimo per la pubblicità. Prego, alla prima partita partitissima, perché il Collegio Urbano, ecco la seconda, vediamo la seconda chi sarà, importante, stanno seguendo tutti quanti, quarti di finale della Clericus Cup, chi c'è? Redentoris faccia Mater. Vedere eccolo qua, Redentoris Mater. Allora, un attimo che chiedo. Ah no, non può incontrare il collegio brasiliano. Non può. Non può. Quindi se adesso trovo il collegio brasiliano, allora scalerà in terza posizione. Vediamo un po', suspense, vediamo un po', collegio brasiliano o no? Collegio brasiliano, quindi... Vedete il caso e la coincidenza. Andrà come terza sorteggiata e adesso Felice magari... C'è la pausa, possiamo magari trovare... Allora, però aspetta, facciamo così, io
metterei una la prima squadra. Così sarà l'abbinata, esatto, col collegio prendiamo lombardo. Questa sì, perché non può essere abbinata, lo dico anche per la regia, per cui Redentoris Mater ancora non si sa con chi gioca. Se Felice ce la fa, riusciamo a vedere ce con la faccio, chi gioca. Ce la faccio. Si preoccupi. Poi però io vedo due palline. Vabbè, qualcosa succederà. E North American Martins. I campioni, caro Aldi. Allora, il North American Martins incontra il collegio. Allora, la seconda partita, la terza partita sarebbe in questo caso. Certo. North American Martins, collegio brasiliano. Brasiliano. Noi ci fermiamo un attimo di pubblicità. Vedete che bravi, già sono stati iscritti accoppiamenti. Non felice, devo dire, a parte felice che sono qui per il nostro amico, ma il Brasile è forte. Allora, pubblicità e torniamo con l'altro sorteggio. Se non può prendere il segnale, quindi deve prendere il segnale. Allora, torniamo qui. Dunque, ultima fase di questo sorteggio tanto atteso. Io non so che cosa succederà adesso, perché per la questione degli abbinamenti ci manca due palline qui e una qua. Allora, adesso vi spiego. Vediamo che succede con le seconde. Il Redentoris Mater era già uscito. Redentoris Mater incontrerà questa squadra che, qualora fosse, che non so adesso chi è rimasto, il Seminario Romano Maggiore e il Pontificio Seminario Gallico. Allora, Redentoris Mater. Vediamo un po', perché questa non è facile come cosa. Eccolo qua, Pontificio Seminario Gallico, e può andare. Perché il... Sì, perfetto. Allora, incontra il Pontificio Seminario Gallico. Okay. Benissimo, potete segnarlo. Apriamo per... L'ultima è tanto per... E forse c'è un... No. È un po' di... Perfetto. Per cui l'ultima dovrebbero essere... l'allenatore del Mater Ecclesiae. Mater Ecclesiae. Eccolo qui, vediamo Mater Ecclesiae. Vediamo vedere lì. Perfetto, attenzione. Contro seminario. Perfetto, l'abbiamo preso insieme. Adesso c'è, facciamo piano piano, e c'è anche quest'altro per... Vedete che bravi due felici, Sono Mater Ecclesiae, Seminario Romano Maggiore. Perfetto, allora adesso prima di rivedere tutti gli accoppiamenti ci andiamo a sentire Don Alberti, eccoli qua. Allora ripetiamoli, North American Martins, collegio brasiliano, con il nostro Aldemir, Mater Ecclesiae, Seminario Romano Maggiore, Redentoris Mater, Pontificio Seminario Gallico, Sede Sapienza e collegio urbano. Li commentiamo tra poco, spieghiamo ancora, raccontiamo ancora quello che si farà all'Olimpico con questi ragazzi entusiasti. Andiamoci a sentire l'intervista a Don Albertini, e ci spiega anche, insomma, altre motivazioni e valori di questa Clericus Cup. Prego. Succede a chi ci crede da una parte di essere qui a presentare questa Clericus Cup, una sorta di Champions del Vaticano, e pensare che qualche anno fa mio fratello aveva organizzato invece la Champions, quella dell'UEFA qua a Roma, mi sembra una cosa così strana, ma soprattutto la bellezza di vivere, di condividere con chi sarà prete come me o lo è già, questa grande passione non solo di giocare ma anche di poter annunciare il Vangelo, un'umanità rinnovata dal Vangelo anche attraverso lo sport, che credo sia una delle frontiere evangelizzatrici di oggi nel mondo giovanile. Per cui succede a chi ci crede che il pallone è di più, e non, come diceva il grande Trapattoni, nasconde dentro il coniglio, ma qualcosa ancora di più bello, di più grande. Questo ha vinto questa Clericus Cup, ha un po' una resistenza nei seminari, no? Il fatto di giocare a pallone, magari si perde tempo, lo studio, le opere da fare. Ecco, adesso come va? Quale consiglio si sente da dare? Ma io devo dire che nei superiori che ho incontrato e che hanno iscritto i loro collegi e i loro seminari a questo, una grande apertura, una grande voglia di avvicinarsi allo sport e di vivere lo sport. Vedo anche che in giro c'è questa attenzione da parte ecclesiale, certo. Alcuni ancora provano una resistenza e la vedono semplicemente come un'occasione di divertimento e di svago. Quando mi capita di incontrare preti normali, nel senso che vivono nell'esperienza dell'oratorio della parrocchia, o quando vado anche in qualche seminario a parlare, cito sempre un po' i numeri, e cioè quello del dire: guardate che è un mondo grande di cui non possiamo dimenticarci, a cui dobbiamo avvicinarci. Se uno ha giocato ha anche un linguaggio e riesce a capire un po' meglio anche questo mondo, e quindi potrà intervenire in maniera differente.
Fortetti. Ah. Oh, devo dire che non è, diciamo, la preoccupazione è rimasta sul volto di Aldemir, anche se ricordiamo che rappresenta una grande nazione, ma insomma proprio i campioni non ci volevano. Bene. Se vogliamo vincere dobbiamo cominciare per il campione, va bene? Non è stato un sorteggio fortunatissimo, però è vero così. Oh, quante volte vi è riuscito ad allenarvi? Come vi allenerete adesso per... Allora, noi giochiamo più o meno due volte alla settimana. Come siamo tutti preti e studiamo in momenti diversi, è difficile trovarsi sempre insieme. Però abbiamo giocato questo pomeriggio, mercoledì pomeriggio, sabato, sì, due o tre volte alla settimana. Felice, no, che livello si... prego. No, ecco, siccome in una squadra no, sono tutti importanti, però di solito la colonna vertebrale è sempre la parte più fondamentale della squadra, quindi portiere, difensore centrale, centrocampista e punta, no? Ecco, il gioco di squadra porta poi, ecco, a cercare di realizzare il massimo delle occasioni che si presentano, quindi devi avere un buon portiere e una buona punta. Portiere è il numero uno sempre. Vabbè, un buon difensore c'è, lui è un difensore. Il Brasile è la spina dorsale, è forte, portiere ucraino se non sbaglio, sì. Thiago Silva in attacco che non è difensore ma segna tanti gol. Felice, mi dà un quadro, come che quarti sono usciti fuori? Tanto li rivediamo come complessivo. Ecco, a Naso, che quarti sono usciti fuori? Credo che la partitissima sarà sede Sapienza e Collegio Urbano, proprio perché il Collegio Urbano passato come secondo era un po' la mina vagante, la squadra forse più da evitare come seconda urna. Il Sedes l'anno scorso arrivò terzo e quindi... Ricordiamo quando si giocherà. Allora, sabato prossimo, sabato 13 aprile, campo dell'Oratorio San Pietro, si tornano in campo appunto i quarti di finale, poi si andrà l'11 maggio con le semifinali per concludere il torneo il 18 maggio, grande finale, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. Allora, io tornerei anche sull'altro argomento che riprenderemo lunedì, vi faccio vedere la gioia e la felicità della partecipazione degli oratori prima della partita della Fiorentina, vedrete anche dei giocatori che stanno guardando la partita e poi torniamo e ne parliamo in chiusura, vediamolo. Oggi questi ragazzi hanno la fortuna di poter giocare allo stadio, in un campo bellissimo dove ci sono i suoi idoli, si devono divertire comportandosi nel modo giusto e corretto come gli abbiamo sempre insegnato. È fondamentale divertirsi giocando a calcio. Lo spirito nostro è quello prettamente dell'oratorio. Vengono da noi, si divertono e giocano in una forma diversa da quella che può essere una classica scuola calcio o una società calcistica. Tutti noi giocatori della Fiorentina qua quando li vedo, anche loro si devono ricordare di aver giocato dopo di noi. Ho iniziato a giocare perché ho visto mio fratello che giocava, che mi garbava. Per me il calcio è una passione. Grande entusiasmo, Daniele Pasquini, anche un vostro sforzo comunque organizzativo, sia Clerius sia questo tipo di organizzazione per quanto riguarda lunedì all'Olimpico. Ma sicuramente uno sforzo, ma uno sforzo piacevole, in particolare pensando un po' alla Junior Team Cup e a questi ragazzi, domani faranno anche un ritiro. Ah. Si troveranno insieme, celebreranno la messa, giocheranno insieme e ci sarà anche un momento formativo per i loro genitori. Insomma, beh, quindi, questo è importante. Esatto, cercare di coinvolgere anche le famiglie. Poi rivedremo le immagini la prossima settimana. E non lo chiedo neanche a lei se fa il ritiro. Facciamo, sicuro. Mettete insieme tutto quanto, insomma. E solo brevemente per dire, il Brasile ci sarà la giornata mondiale della gioventù a luglio, il prossimo anno i mondiali e poi le Olimpiadi. Come il paese sta vivendo questa prospettiva di essere al centro del mondo per 4 anni di seguito? È certo, è un momento così unico per noi in Brasile. Viviamo questo tempo come, e vediamo un futuro così più,
più buono per il Brasile, perché tutte queste cose fa il paese diventare così, non soltanto nella speranza, ma tante cose buone che accadono per noi. E questo va bene, siamo tutti felici. Tutti gli occhi saranno sul Brasile, certo, con il Papa argentino. Lei sarà contento, certo, sicuramente. No, ma adesso il Papa è argentino, sì. Però è il Papa. Esatto. Il Papa, oh, bravo. No, pensavo mi dicesse che è diventato brasiliano. Allora, noi stiamo chiudendo. Solo sul derby c'è un, no, dicevo che nell'ultimo accoppiamento Mater Ecclesiae, Bianco Celeste, Giallo Rosso, Seminario Romano Maggiore, ecco, tempo di derby, anche la Clericus, sabato ci sarà chi il derby. Chi vince la Clericus? E quelli con la maglia bianco-celeste. Va bene, grazie a tutti quanti, grazie a tutti quanti. Adesso è il momento, noi saremo lunedì, di seguire tutti insieme TGTG.